Pace e bene a tutti voi cari amici, anche oggi siamo nell'orto del convento, in un'altra zona dove, ecco, vi possiamo mostrare che abbiamo piantato due qualità di semi, come si possono chiamare, tipo grano, tipo avena, orzo, tutte queste cose. Invece noi siamo andati a seminare il mais, vedete, questa è la zona mais, queste qua sono le piante di mais e questo è, se vogliamo, il frutto che porta il mais, anche se sono piccoli. Bruno mi diceva sempre che qua escono poco, però il piccolo uno si accontenta, perché vi diciamo che questi qua noi li facciamo cotti nell'acqua e sono veramente buoni. Il mais, e poi abbiamo messo in mezzo al mais questi fraticelli, sono troppo laboriosi, hanno già tagliato tutto questo che si chiama il miglio, le piante di miglio, vedete, sono abbastanza alte lì sotto, mantieni, queste sono abbastanza alte e vedete, completamente diverso è il seme del miglio. Sono due graminacee, così hanno detto, che si chiamano in un linguaggio un poco più tecnico che noi, ecco, così. Però vedete, se Roberto, il nostro regista tuttofare, se fa un primo piano di questo miglio, vedete che colore delicatissimo che c'ha, no? A differenza del mais, che è un colore intenso. Allora chiedevamo a padre Raffaele, che ha un po' di esperienza, a parte il fatto delle sue origini contadine, e quindi ce ne gloriamo, no, di questo, e però diciamo che per quanto riguarda soprattutto il miglio, ecco, gli è servita l'esperienza di missionario dell'Africa, perché in Africa che cosa la gente che cosa mangia, Raffaele? È proprio questo il pasto principale dei nostri ciadiani, soprattutto dove noi abbiamo le missioni. Ne approfitto perché io anche a Padre Pio TV, ecco, faccio i programmi sulle missioni. Subito. Quindi la propaganda. Voglio lui, farvi vedere questa pianta perché è molto importante. Qui è un po' estremenzita perché non è proprio il clima, ma quelle che vediamo in Africa sono delle belle piante che con questi chicchi, ecco, loro mettono nel mortaio tutte le donne, come si dice, quel movimento che fanno, lo frantumano e fanno diventare una farina, ed è questo proprio l'elemento principale. Loro ci fanno, se avete presente, non so, la polenta che facciamo noi qui in Italia, ecco, viene una specie, come una specie di polenta, non gialla come quella del mais che conosciamo noi, ma una farina bianca, quindi una specie di, come un pallone, perciò loro la chiamano la bul, significa una cosa rotonda. Ecco, loro la mettono in questo piatto e poi tutti gli africani, tutta la famiglia insieme, in un solo piatto, ognuno con le mani, prende e mangia. Prendi il suo pezzetto e poi indinge anche, lo indinge nel sugo, ecco, nel sughetto, ecco, nella salsa, sughetto, qualcosa di, ecco, genere. E la mangia. E quando i bambini hanno questo tipo di alimento, ecco, sono fortunati perché hanno la pancia piena. Però poi ci sono periodi che non c'è questo e quindi è un po' complicato. Ho letto che le buone qualità del miglio, che sono veramente straordinarie, anche qualcuno che vuole fare una dieta di benessere, ecco, è consigliato il miglio, anche per i celiaci, perché questo, il miglio, non contiene glutine e quindi può essere usato per i celiaci. Vedete, si raccolgono tutti questi piccoli grani e poi si pestano, li pestano nel mortaio con quel movimento bello ritmico delle donne che cantano, e poi danza, quando mandano in alto battono pure le mani e battono così, ecco, c'è un movimento di festa. Questi semi in genere qui in Italia li usiamo per gli uccelli, no? Come cibo per gli uccelli. Invece dovremmo riscoprire un poco
tutti questi buoni nutrimenti, così pure anche il mais che noi adesso raccoglieremo, vedete c'è un bel filare qui come anche in altre parti dell'orto. Bene, cari amici, ecco, noi cercheremo di provare questa farina del miglio, come il mais cotto, anche la farina di mais, voi sapete bene che si fa la polenta, e poi vi diremo le cose buone che provengono, che ci aiutano a vivere meglio da questi alimenti, che sono sempre dono del Signore, è vero? Sì. Ecco, e quindi con questi miei fraticelli e anche Raffaele, che è un poco più anzianotto, Bruno non ne parliamo, vi diciamo a tutti voi pace e bene e buon sabato e domenica.